libro ha come obiettivo di mettere in evidenza come queste tre categorie, razza, nazione e identità, sono interconnesse, perché hanno l'obiettivo di costruire un'identità dell'ui gruppo e del gruppo di appartenenza di contro al gruppo degli altri. Chi appartiene all'ui gruppo, che sono i cittadini delle nazioni, hanno una percezione di sé in contrasto con la percezione degli altri. Per cui i cosiddetti diversi, cosiddette minoranze, sono il capro espiatorio di situazioni di conflitto all'interno delle nazioni, diciamo. E oggi come oggi, in una situazione di globalizzazione, tutto questo dovrebbe venir meno. Invece si è acuito il sovranismo e quindi il rifiuto del diverso, quel diverso che sono quelle minoranze che sono state sfruttate, tra l'altro non solamente sul piano politico ma anche sul piano territoriale, con l'aggressione dei territori, il saccheggio, e adesso chiedono di entrare. Allora si è scatenata una violenza assoluta nei confronti di questi diversi che chiedono di entrare, e accompagnato dall'aggressione delle potenze mondiali che confliggono tra di loro, e chi ne fa le spese sono proprio le minoranze. Vedi i curdi, vedi i palestinesi, vedi anche il Nagorno-Karabakh, che è la situazione, cioè l'Armenia, la situazione attuale, per non parlare all'interno dell'Unione Europea di come si trovano gli immigrati, i rifugiati e i richiedenti asilo. Questo libro ha proprio lo scopo di mettere in evidenza la necessità di trovare un equilibrio tra l'ui gruppo e l'out gruppo, tra l'esigenza di trovare risorse e quella di rispettare l'ecosistema del pianeta Terra.